Ragazzi, siamo in pesca, benvenuti in un nuovo video. Allora, ragazzi, come dicevo, sono già in pesca, sono in Arno, sono in uno spot dove sono già venuto quest'estate, estate passata. Oggi una sessione pomeridiana, lunga perché sono arrivato, era circa mezzogiorno, e resterò fino al tramonto perché è già entrata in vigore l'ora legale, quindi credo che verso le 4 e mezza, insomma, comincia a fare buio. Quindi una sessione di pesca pomeridiana. Le temperature sono alzate. Sono arrivato qui sullo spot e ho trovato un altro carpista, un amico, Tommaso, che saluto. Nulla, stamattina lui purtroppo non ha visto partenze, non ha fatto catture, secondo me colpa anche di questa stagione che non ci aiuta, una settimana è freddo. Se ricordate il video precedente, era un freddo anche diciamo sotto le temperature stagionali, ecco. Invece oggi praticamente siamo ritornati sopra i 20 gradi. Oggi è il 31 d'ottobre e le temperature sembrano quasi estive, ecco. Quindi la colpa anche che i pesci non sono attivi, ovviamente è per questi cambi repentini di temperatura. La notte è freddo, il giorno è caldo, i pesci ne risentano parecchio. Niente, ho già piazzato le canne, sono in attesa. Qui ci sono anche delle big carpe, posto molto difficile, molto frequentato, molto battuto da pescatori. Ho piazzato le canne, come dicevo, 3 canne, una a centro fiume, su una buca, l'altra sotto sponda sulla parte sinistra e l'altra praticamente sotto sponda sulla parte destra. Gli inneschi sono sempre i soliti, boil alle spezie, perché ultimamente mi stanno regalando delle belle soddisfazioni. Sono quasi le 4, sembra che il pesce sia andato in trasferta da un'altra parte. Scenario completamente differente alla pescata che ho fatto con Daniele a Firenze. Lì c'era molto, molto più buon movimento, il pesce si vedeva saltare, insomma. Qui invece sembra praticamente fermo. Questa è un'altra zona, siamo molto più a monte e praticamente si vede che l'acqua qui è molto più fredda, il pesce si è fermato. Niente, sono sempre fiducioso in una partenza, sono quasi le 4, circa un'oretta farà buio sicuramente, sicché comincerò piano piano a smontare una canna, poi a smontare l'altra, però fino all'ultimo non mollo. Sarà un cappotto? Boh, speriamo di no. Anche l'Arno ha cominciato a diventare difficile. Anche l'Arno, come altri posti, laghi, ha cominciato un po' a tirare i remi in barca, a regalare meno catture. Bisognerà cominciare a pensare ad altri inneschi, ad altri sistemi di pesca. La tecnica rimane sempre questa, quella del carp fishing. E nulla, ora il gioco si fa duro,
perché le cose incominciano a diventare difficili. Infatti c'è una cernita, c'è una cernita anche coi pesci, nel senso che il pesce si muove meno, mangia meno, e poi c'è una cernita anche tra noi pescatori, perché tanti, quando le situazioni cambiano, non si riesce più a fare delle catture, qualcuno rimanda tutto alla primavera, qualcuno addirittura smette, cosa da evitare, nel senso che bisogna insistere sempre, e lo dico ai giovani, perché capotti se ne possa fare tanti, ne può succedere tanti anche in stagione che il pesce mangia, e... però questi diventano momenti particolari. Perché? Perché in una giornata di pesca che vedi soltanto una partenza, fai solo una cattura, grande, piccina che sia, io ripeto sempre che per me il pesce dà grande soddisfazione tutto, per dire oggi prendessi una carpa di 2-3 kg sarei contentissimo, perché ho già cambiato sistema di pesca un paio di volte, non ho mosso tanto, non ho lanciato tanto le canne, perché insomma l'ambiente questo è molto difficile, perché è molto battuto, però purtroppo la pesca e il carpe fishing è anche questo, può succedere anche da aspettare un giorno, due giorni prima di una partenza, però quando il sensore suona, quando la canna parte, la carpa ha mangiato e rimane attaccata al nostro innesco, la soddisfazione è immensa, ragazzi, la soddisfazione è immensa. Io mi riferisco ai giovani, ragazzi, insistete, non abbandonate la pesca, non abbandonate il carpe fishing, perché è una tecnica spettacolare, e il carpe fishing, oltre a essere uno sport di pesca, il carpe fishing è anche, per alcuni, è anche uno stile di vita. La pratica di carpe fishing è un insieme di cose, è un insieme di cose, come ho detto già tante volte, prima di tutto rispetto dell'ambiente e rispetto dei pesci. E poi, cosa che ho imparato anche ultimamente, è il rispetto anche tra pescatori. Rispetto tra pescatori, che poi a volte ci si vuole anche scontrare, perché ognuno ha le sue vedute, le sue teorie. Però ecco, confrontandosi si impara anche tante cose e si può anche insegnare tante cose. E la cosa bellissima è questa, che uno sport come la vedo io, lo sport della pesca, lo sport di carpe fishing, qualcuno lo chiama hobby, insomma la passione, ancora più bello, la passione di carpe fishing, ti può insegnare tantissime cose anche a 50 anni. Figuriamoci oggigiorno a un ragazzo che inizia di 13-14 anni, che inizia a praticare questa pesca. Ragazzi, oggi sicuramente è un cappotto. Parlavo ora con dei ragazzi che sono venuti qui a pescare, sono passati anche a trovarmi, e mi dicevano che loro hanno fatto anche ultimamente 3-4-5 cappotti. Però vedo che sono ragazzi in gamba, insistono, si divertano, perché poi oltre alla pesca c'è l'amicizia, c'è il tempo passato sulle sponde che ti può regalare emozioni uniche. Nulla, ragazzi, insistete, continuate a pescare e speriamo che io prenda un pesce. Finalmente, ragazzi, pesce in canna. Guarda come la piega sta canna. Pesce in canna, ancora non l'ho vista, ha fatto una bella tirana, una bella partenza. Si guarda che pesce è. È una bella carpotta, vai, vai, la guadino e poi ve la fa vedere. Una bella reginona, vai. Una bella reginona, bella scura sopra e gialla. Oh, cambiato, le boile qui non ci fanno pescare. 3 chicchi di mais, di cui uno finto. Bella, bella regina. Ti fa vedere i miei amici e poi ti libero. È un po' arrabbiata, perché lei non se l'aspettava, non me l'aspettavo più nemmeno io. Si rimette nell'acqua. La speranza, ragazzi, è l'ultima a morire. Sono quasi le 5.
non ci credevo più, ragazzi. I cappotti ci sono, si possono fare, ma l'Arno dà delle grandi soddisfazioni, si rimette nell'acqua. Già rimettendo, ho già tolto le canne, una sono ancora appoggiata lì e niente, si rimette a posto, si va a casa. Per fortuna oggi, anche oggi sull'ultimo, l'Arno ha regalato un pesce, ha regalato una bella carpa, una bella regina. Ora incomincio velocemente a rimettere perché il sole sta tramontando, circa mezz'ora e fa buio. Niente, possibile che faccia un'altra pescata nei prossimi giorni, spero, nei prossimi giorni, di fare un'altra pescata e di fare qualche altra cattura. Oggi è stata una giornata, insomma, una pescata pomeriggio tramonto, ma qui in queste zone tutto è cambiato, le cose si stanno facendo un po' difficili, i cappotti sono dietro l'angolo, insistete e poi arriveranno anche le catture. Allora ragazzi, buongiorno, oggi sono tornato in Arno, solito spot, oggi sono tornato nello spot della prima parte, sono voluto tornare a provare perché la pescata che ho fatto qualche giorno fa non mi ha convinto, nel senso la giornata era particolare, in mezzo di pomeriggio c'era il sole, ero a mezze maniche, caldo parecchio. Però a fine serata, diciamo verso le 5, cominciava a fare buio, ho fatto quella cattura di quella carpa. Però avevo visto, insomma, un po' di movimento verso quell'ora. Sembra che i pesci si sposti magari sul tramonto, da sera quando cala il sole. Niente, oggi sono a fare una sessione, diciamo, quasi giornaliera. E niente, sono fiducioso. Ho piazzato tre canne, una tutto mais perché l'ultima volta la cattura l'ho fatta con tutto mais perché le boil alle spezie praticamente il tempo mezz'ora venivano distrutte da pesciolini, insomma, da pesciolini di disturbo. Seconda canna sempre boil per riprovare perché anche qui la boil alle spezie mi ha dato qualche soddisfazione. E la terza canna stamattina sto provando con una dumble leggermente staccata dai fondo con un chicco di mais finto, sempre per fare cambiamento di colore anche sull'innesco per vedere se le carpe le riesco a ingannare. Niente, dicevo, un quarto d'ora di pesca, 20 minuti. Per ora niente, e il
pesce, insomma, vedo un po' di sbollatine, un po' di carpe che vengano a galla, cavetani, però per ora niente, sono fiducioso, spero venga qualche cattura. Un pesca da circa un quarto d'ora, sembra che ci sia movimento stamani, ho visto qualche carpa al centro fiume che saltava, spero che non piova, in ogni modo ho l'ombrellone stamani, ci si dovrebbe fare a continuare la sessione. E l'Arno sembra tranquillo, ma sono convinto che oggi le carpe si devono spostare per forza. Oggi le carpe devono mangiare per forza. Speriamo, dai, crociamo le dita e aspettiamo fiduciosi. Solito scenario di qualche giorno fa. Stamattina sinceramente gli davo un pochino più di fiducia perché vedevo un po' di movimento di pesci, invece a parte che un paio di sbippatine, ma niente. Stamattina ho cagliato due volte nella zona dove pesco normalmente, non so che c'è sotto, e addirittura l'avevo anche sondato, ma non so. Se pesco un pochino più peso forse mi si incaglia e piombo tra sassi, non lo so. Comunque, solito scenario, i pesci sono fermi, non mangiano, non si muovono perché non vedo attività. Circa 4 ore che sono a pesca, niente di nuovo. Ho provato di tutto, ho cambiato boil, ho provato a mettere una dumbbell più piccola, perché su quella con la damola avevo visto una sbippatina, però niente. Sto facendo vari tentativi, varie prove, perché stamattina sembra che non ci siano pesci. Ora ho provato a fare una fasturazione un pochino più massiccia qui sulla parte sinistra, proprio sotto sponda, e ho piazzato una canna tutto mais per vedere se si smuove qualcosa, perché con le boil stamani niente, ho visto una sbippata con una tambolina, però niente di che. Le boil stamattina, come anche poi qualche giorno fa c'avevo il pesce di disturbo che non mi faceva entrare in pesca, e stamani invece le boil proprio non ne vogliono sapere. Può darsi anche che non ci sia, che il pesce non giri, che non si alimenti, quasi sicuramente sarà quello, ma ora ho provato a mettere questa canna qui sotto sponda, qui c'è un tronco, un albero che affiora dall'acqua, ho provato a mettere lì sotto due mestolate abbondanti di mais per vedere se riesco, magari sono rintanate sotto sponda, se riesco magari a far muovere un po' di pesce. Sto provando di tutto, ma per ora niente, proviamoci. Gioia e dolori, l'Arno ragazzi è questo, gioia e dolori, a volte ti ripaga dei sacrifici, a volte fai tanti sacrifici, pensi di venire, c'è già un film che magari la sera prima ti fai, ti organizzi, credi
che il giorno dopo tu ti possa divertire, però è un insieme di cose, ci deve essere più fattori che spingano le carpe poi a alimentarsi. Prima di tutto la temperatura, il tempo, la luce, la stagione è fondamentale, anche se questa dovrebbe essere la stagione ottimale per pescare, però chi lo sa, la luna, c'è tanti fattori che determinano la riuscita di una pescata. Io stamattina ho messo in atto tutta la mia esperienza, e però vedo che ancora non ho avuto risultati. Poi magari chissà, pesce fermo, pesce piccolo fermo, può scappare anche una bella cattura, quello. Le belle catture si fanno sempre in questi momenti qui, eh? Mi è già capitato più di una volta che magari, ecco, non parte niente, 5-6 settore, poi dopo una bella partenza, un bel pesce. Sì, l'arno sono gioie e dolori. Piova di rotto, è cominciato a piovere, montato l'ombrellone, speriamo che quest'acqua faccia muovere i pesci. Mi è rimasto circa 2 ore e mezzo di pesca, 2 ore e mezzo di questa sessione, speriamo che quest'acqua qui, insomma, cambi qualcosa, cambi la situazione, perché a volte con questi cambiamenti ho fatto delle belle catture e ho addirizzato delle sessioni di pesca che ormai davo per scontato che avrei fatto un cappotto. Speriamo. È venuto uno striscione d'acqua improvviso, cioè improvviso, sembrava che dovesse piovere, era la stamattina e l'hanno anche messo al delta meteo. A parte questo, speriamo che questo striscione d'acqua cambi qualcosa. Per ora nulla. Speriamo. Acqua, vento. Mi è scappato finalmente. Bella regina. Bella, bella, bella. Ti libero subito. Bella, bella baffona. La maca perfetta. Ora speriamo mi parta questa tracanna, perché hanno cominciato a mangiare. Dopo questa qua è stata veramente una manna dai cielo, uno spettacolo. Bella, bella, bella. Finalmente ragazzi, un'altra cattura, una bella regina. Ero fiducioso, non avevo abbandonato la speranza, sicuramente è influito questa acquata che è venuta. 2 piccole carpe, una sui chilo, una poco più, che non ho neanche fotografato, non ho fatto niente. E poi la partenza di questa regina spettacolare. Mi ha fatto sudare, sta un bel combattimento, mi è partita qui sulla sinistra. Qua sotto c'è praticamente un albero sommerso, cercava di andare a rifugiarsi là sotto. Nulla, mi ha fatto sudare, però finalmente una cattura degna, ecco, di 6 ore d'attesa. Sembra che il pesce si sia cominciato a smuovere, sentivo altri due, un paio di bippatine. Sto pescando solo ed esclusivamente con il mais. Sto pescando solo ed esclusivamente con il... Allora, sessione quasi finita, 10 minuti di pesca ancora e poi rimetto.
Oggi è stata una giornata molto difficile e le carpe, la carpa, la regina bella che ho preso, le altre due erano piccoline, è stata veramente, ma veramente sudata, veramente a questo giro veramente sudata. Però soddisfazione massima, perché dopo 6-7 ore che uno aspetta i beep, poi parte, la cattura è stata molto gratificante. Spero che i video che faccio, insomma, vi piacciono. Sto vedendo che ultimamente stiamo facendo molte più visualizzazioni, 50 iscritti in più. Grazie a tutti, grazie sempre ai vecchi iscritti che vedono i video, grazie a nuovi che si sono iscritti da poco. Ora rimetto, vado a casa, perché oggi si è presa anche una bella acquata, però insomma ne valsa la pena. Niente, un saluto a tutti ragazzi, mi raccomando, sempre in pesca e a tutta pesca. Ciao.